Se la città mi ha insegnato qualcosa, è che tutto ha un prezzo. Segreti, reputazioni, vite. E la fiducia. Se devi chiederla, non puoi permettertela. Ma immagino che tutto questo non conti se sei uno come me. Dopotutto, quando mai ho pagato per qualcosa? Creiamo un po' di atmosfera. Qualcuno ama i volatili. Io invece amo quel quadro. Diamogli un'occhiata da vicino. Beh, non a caso definiscono i tetti le vie dei ladri. Spero solo che non sia chi penso io. Belle scarpe. Puoi fare più rumore la prossima volta? Come potevi sapere che ero io? Basso ti ha detto che avremmo lavorato insieme, non è vero? Beh, sono qui. Tu che dici? Io dico che non sei cambiato. Meglio, proprio come ai vecchi tempi.
Bravo, ce l'hai fatta. Hai scelto quella strada perché era rapida o perché era divertente? Tutte e due le cose? Forza, finiamo il lavoro per basso. Che ne dici di usarle quelle ombre, Lady Raggio di Luce? Davo solo un'occhiata. So che vuoi sempre andare tu primo. Dovresti procurartene uno anche tu. Ci vediamo dall'altra parte. Non sarà quella la mia strada. Carichiamo prima che finisca il giorno d'estate. Perché prima non brindare a un lavoro ben fatto? Non possiamo lasciare qui il carro. È festa. I ladruncoli saranno al lavoro sotto i tavoli delle taverne. E le guardie saranno sbronze. Non negozio un'ammenda con un militare ubriaco. Garrett, vieni. Invidioso dell'artiglio? L'ho creato io. Quelli dell'arma ne saranno colpiti. Sentiranno che stiamo arrivando. Prima devono prendermi. Controlla bene tutta la zona. Non è questione di guardarsi attorno, Garrett, ma di prendere il bottino. Rubi ancora? Non è vero? Rubo da quando tu eri ancora in fasce. Questo è il Garrett che conosco. Scommessa tra amici? Vediamo chi ruba di più. Qua. Tu e io a zonzo per la città. Perché avevamo smesso? C'è bisogno di chiederlo. Conviene tenere un profilo basso nei posti in cui non sono il benvenuto. Quindi in molti posti. È difficile tenere un segreto qui.
per strada come un pezzente. Almeno vado al buio, così ti vedono tutti. La birra dovrà pur uscire, cara, questo è indubbio. E poi ci sei solo tu a guardare. Ogni giorno mi ricordo di quanto sei insopportabile. Forza, andiamo a provare quelle prelibatezze. Allora, quanto hai rubato? Non è quanto rubi, ma quello che rubi. E come lo rubi? Questa pietra primeva che vuole basso pare si trovi nella sala delle cerimonie di Villa Northcrest. La casa del barone. Non sarà facile. Preoccupato? Lo sono e dovresti esserlo anche tu. Sta tranquillo. Ci sono io con te. Questo lavoro si fa sempre più difficile. Ci sono molte guardie. E non sono qui per la festa danzante d'estate. Molte guardie significano molte spade. Ladri e spade non vanno d'accordo. Io non ho mai avuto problemi con le spade, ma io non sono solo un ladro. Gli ospiti del barone non devono vedere una cosa simile. E senza, noi non vediamo un accidente. Ah, fanno così di continuo. Sai sistemarlo? Ti sembro un ingegnere. Nessuno della servitù riesce a star dietro agli esperimenti di sua signoria. Ma senza le luci non ci sarà un futuro più luminoso. Vieni. Eh? Vuoi aiutare quello nuovo? Sono 10 minuti che cerca di accendere un braciere. Cos'è? Sono suo padre? Vai, prima che si dia fuoco. Adesso.
correnti d'aria. Ma perché non restano accesi? Saperlo. La mia era una famiglia di carbonai. Ah sì? Un lavoro sempre più raro da quando ci sono le fabbriche. Eh? Dai, dai, che? Devo neutralizzarlo, presto e senza sangue. Ah! Ucciso la guardia. Avrà avuto la tua età. Era una guardia, Garrett. Nel posto e al momento sbagliato. Non sei cambiata, vero? E tu non hai mai ucciso, vero? Non uccido senza un buon motivo. E soprattutto, non mi pagano per farlo. Quindi se lo fai tu va bene, se lo faccio io no. D'accordo, ho capito. Quella guardia non si rialzerà per seguire le nostre tracce e darci noia dopo. Quando una guardia si rialza, di solito le mie tracce le ho già tolte di mezzo. Non come stasera. A questo punto forse è meglio se vado prima io. Vuoi limitarmi? È quell'artiglio a limitarti, non io. Cos'è stato? C'è qualcuno? Dai là! Ho sentito qualcosa. Oppure sto impazzendo. Forse ho visto qualcuno. L'allarme! Lo trovo, quel maledetto bastardo! Vieni fuori e non ti farò troppo male. Promesso! Se dovessi nascondermi, dove andrei? Lì. Non ti salveranno! Non c'è nessuno. Deve essere fuggito.
tutte le campane. Se continui con questi avanti e indietro, consumerai gli stivali nuovi. La mia donna mi presenterà al padre. Non sa che sono entrato nell'arma. Beh, arma cittadina significa onore e rispetto. Il fatto è che lui crede a quelle dicerie secondo le quali siamo corrotti. Allora infilagli quel naso da impiccione dove sei. Signore. Temi che possa batterti in questo frangente? Sarei generosa, forse. Temo che moriremo per colpa tua. Sono in grado di cavarmela, ok? Corro più in fretta, salgo più in fretta, io... Uccidi più in fretta e sbagli altrettanto in fretta. Chiaro, non ti controlli. Ecco perché sono meglio di te. Rassegnati. Finiamo il lavoro e basta. Ma credo che lo faremo senza questo. È quello che stiamo cercando, vero? La pietra primeva. Vesti. Non sono mai un buon segno. Fratelli Cornelius, Aldus, portate le chiavi. È il barone Nordcrest. Siamo qui per portare la città verso una nuova era. Un'era di progresso e illuminismo industriale. Diamo inizio alla trasmissione della Primeva. Sembla Istrakakan. Schema Nakana. Dai, scendiamo laggiù, ci divertiamo un po'. No, basta così, ce ne andiamo. Cosa? Stai scherzando? Qualcosa non va. È pericoloso e tu non sei pronta. Sai che non sono più una bambina. Io posso farcela. Andrò laggiù con o senza di te. Non senza questo. No. Thank you.
Forse si sta svegliando. Forza! Dobbiamo portarlo in città prima che cominci il coprifuoco. Con calma, giovane! Lo portiamo alla torre dell'orologio piano e bene, e tutto andrà liscio. Dove va questo carro? A Stone Market. Parlavo con te, pezzo di merda! Su! Muoversi! Maledetti pezzenti! Fanno rimpiangere la vecchia arma! Le voci! Fermate gli incubi! Il morbo peggiora! Ovunque tranne che Holdale. Dovrebbero fare qualcosa! A nessuno frega niente di noi! Presto imparerai a capirlo! A lui interessa soltanto il progresso! Ne volete vedere altre di queste maledette tubature? Voli in alto! Adesso basta! Allora! Non sono cibo per le nostre pace, né medicine per gli ammalati! Voi pensate di essere al sicuro perché spalate le tame per i ricchi! E il barone ci impiccherà tutti quanti! Ma il cambiamento è qui! Orion lo porterà a noi! Il barone brucerà! Vedrete! Vedrete! Temono la verità! Tieni giù la testa! Tu, con chi parlavi? Corri! Fermi! Cosa non va? Meglio tornare alla torre a schiarirmi le idee. Non deve scappare! Dietro di te, Fetch! Quando mi concentro penso e agisco più velocemente del normale. E cosa mi è successo? Così la città non impedirà al morbo di diffondersi. Solo se lo si trova attraverso. L'arma avrà anche isolato Stone Market, ma nessuno è mai riuscito a isolare me.
Cosa? C'è qualcuno che si muove. Ti ho visto! Stupido mano nera! So che sei qui da qualche parte. Ti troverò. Sei qui, lo so. Cerca dappertutto, io ti copro. Non c'è nessuno. Merda. Calma. Mantieni la calma.